Ciao gamers, sono Leonardo, benvenuto a Poke Gamers. Questo è un messaggio preregistrato. Questa volta non mi servono tante R. No, tante R. Vabbè, è un messaggio preregistrato e sono in vacanza. Niente altre, niente scuse. Sono in vacanza, quindi la battaglia di oggi è di Gianluca che ci manda una battaglia speciale. Speciale, speciale, speciale. Ci scrive Monotype volante versus Monotype volante. PS, Neuvern è l'emblema. Mi viene in mente un video su Facebook che penso tu abbia già colto se vivi se vai su Facebook anche per un minuto, penso. Andiamo a vederlo subito, dai. Ok, comincia la battaglia di Gianluca contro Shark. Quindi abbiamo uno squalo davanti. Pokémon giapponese Landers normale. Sì. Landers E. O L. Faccio finta di sapere queste cose. Neuvern contro Landers, Neuvern Shiny. Dragobolide farà male. Non so se sarà abbastanza per mandare KO. Ah, brutto colpo, ok. Neuvern manda Landers KO. Ok. Allora, Shark manda Skarmory. Quindi abbiamo un altro. Un tank, in realtà non è un tank speciale, è un tank fisico. Moltres. Shiny, oddio, quanto è rosso sto. Moltres Shiny è davvero rossissimo. Turbine. Da parte di Skarmory. Ok, vabbè. Quindi manda via. E abbiamo Diu. Oddio, non mi ricordo. Vivillon. Dimmi te se non sono diventato un pro a ricordarmi i nomi. Vedi, vedi. Allora, spore. No, non spore. Vabbè, sonnifero. Quindi Diu viene. Diu rientra e torna Neuvern contro uno Skarmory addormentato. Si è svegliato subito. Wow. Levitroccia. Levitroccia fa male a un monotype volante, devo dire. Lanciafiamme. Che farà male. Probabilmente. No, vabbè, rimarrebbe comunque in vita dato che ha coso. Ha comunque vigore. Comunque Neuvern viene ritirato, non so perché. Cioè io avrei fatto un lanciafiamme. Diu. Ah, è trascinato perché ha usato turbine, ok. Baldeali, aia. Non so se sarà sufficiente, però farà male in caso. È sufficiente, sì. È sufficiente, ok. Mi ero dimenticato che era anche un insetto. Un bug. Ok. Skarmory va KO. Skarmory è uno dei Pokémon più odiosi che ci sia per il mio team, sinceramente. Cioè, lo odio io. Neuvern farà male. E i Levitroccia faranno male. Non ha subito danni per Levitroccia. Non so cosa mi sono perso. Ah, ecco. Ok. Roccia Guzzi colpiscono Neuvern. Beh, servirebbe un defogger in questo team, dato che è un monotype volante, cioè. Dragobolide con protezione da parte di Zapdos. Anche Zapdos è uno dei Pokémon che odio. Perché vabbè, è leggendario Zapdos. Però ok, Zapdos anzi. Dragobolide one hit KO. Mamma mia, che bestia che è sto Neuvern. Wow, cioè. Ora capisco perché è l'emblema. What? Talonflame. Anzi, Bat sarebbe. Bat. Dragobolide, sì. Coso in arrivo. Gyarados. Baldeali in arrivo. Ok, prepotenza da parte di Gyarados, ok. Gyarados Shiny. Quindi il team di Gianluca è tutto Shiny. Tutto. Ok. Gyarados, ok, sopravvive al Baldeali. Probabilmente arriverà un cascata. Ah no, 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 perché aveva usato prima. Sì. Baccacedro. E sarà sufficiente per far sopravvivere Gyarados. E arriverà un cascata su Talonflame, probabilmente. A meno che non arrivi un crit, naturalmente. 2 PS, cioè la matematica nella mia testa è scarsa. Allora, Gyarados usa cascata. E Bat andrà KO. Cioè, sì, vabbè. Bat va KO. Ok. Prossimo. Shark manda il suo Neuvern. Quindi Neuvern Shiny. Shiny Neuvern è bello, devo dire.
Drago Pulsar. Ok, quindi è più veloce di Gyarados. Sì, beh, in effetti. Farà male. Sì, vabbè, aveva due PS. Cioè, non è che mi aspettavo che sopravvivesse. Però Moltres contro Noivern. Continua a dire che è una gallina troppo rossa questo Moltres. E perde metà vita a causa del tipo, quindi fuoco volante. Cosa che ho visto? Ah, Burn Burst, che non mi ricordo come si chiama. Farà male, non è sufficiente, tifone, però viene evitato da Noivern nemico. Drago Pulsar manderà che io Moltres. Anche il Noivern dell'avversario è l'emblema, cioè è un emblema. Zephyr. Pidgeot, Mega Pidgeot, Shiny. Pidgeotite, la Pidgeotite, cioè chi non conosce la Pidgeotite? Mega Pidgeot, Shiny. Ok, è dorato sto Pokémon. Protezione, sì, così può aumentare la sua velocità. Drago Pulsar non sarà sufficiente, di sicuro. Però farà male. Tifone farà male anche questo. Non sono sicuro se sarà sufficiente. Non è sufficiente. Baccacedro su Noivern. E quindi sì, succede. Noivern usa lanciafiamme. Sarà sufficiente a mandare Mega Pidgeot KO. Sì, sarà sufficiente a mandare Mega Pidgeot KO. E Noivern contro Noivern. Chi comincerà? Chi partirà per primo? Forse il Noivern di Gianluca è scarpato. Drago Bolide su Noivern avversario e lo manderà KO. E se ha scarpato son cavoli, perché mi sembra che Noivern sia l'ultimo Pokémon di Gianluca. Ok. Shark manda il suo Pidgeot, quindi abbiamo un altro Mega Pidgeot sempre Shiny. Ok, Noivern rientra, non era l'ultimo, era il penultimo probabilmente. Butterfree, ah Butterfree, mi sono dimenticato del povero Butterfree. Oh, con la ball figa. Perde metà vita, Mega Pidgeot. Sì, ti serve decisamente un Defogger, Gianluca. Come minimo, cioè hai perso un sacco di vita a causa di Levitroccia. Protezione, ma fallisce. Tifone da parte Pidgeot, farà male, sarà sufficiente a mandare Butterfree che io. Yop. L'avversario però solamente Mega Pidgeot, che sarà più lento di Noivern e quindi Noivern vincerà. Perché però perde ancora vita, cioè ha perso tre quarti della sua vita a causa delle rocce aguzze. Drago Bolide sarà sufficiente di sicuro a mandare KO Pidgeot. Comunicazione col server è stata interrotta, vabbè, all'ultimo turno. Non perché io possa vedere il numero di turni, però sono sicuro che Noivern faccia male. Quindi la battaglia termina qua con la vittoria di Gianluca. Gianluca, l'idea di mandarci un monoteam volante, cioè una battaglia con un monoteam volante, è stata davvero una bellissima idea. Io stesso avevo creato un monoteam spettro, perché se non lo sapevi, gamer, se non lo sapevi, il mio tipo preferito è spettro, anche se potrebbe sembrare ombra, dato che uno dei miei Pokémon preferiti è Umbreon, però Spettro è il mio tipo preferito perché è figo e basta. Comunque, l'unico consiglio che ho, dato che non conosco molto bene il metagame per i monotype, è mettici un diavolo di Defogger, tipo un Mandibuzz. Perché, cioè, hai un monoteam volante, è logico che la vita roccia ti farà male. Quindi cerca di eliminare le rocce e penso che dopo di quello vinci. Vinci l'internet e vinci tutto. Comunque, se vuoi mandarci la tua battaglia, puoi cliccare qua sul bottone. Ormai sono diventato un automa, lo sto dicendo 4 volte in questa serata, quella del bottone. Clicca qua sul bottone oppure nella descrizione, se sei su mobile, ti serve un normalissimo 3DS, ti manda il mio video che ti spiega come compilare il form su guidaconsole.it. Scusami gamer, sono stanco, siamo tutti stanchi. Comunque direi che per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao gamer! Aiutami Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza. No, in realtà non ho voglia di registrare tante outro, quindi vatti a vedere Poké Gamers o botte. Ciao gamer!